che su WhatsApp appunto non c'è l'anonimato come su altre piattaforme, però avviene. Pensiamo ad esempio a Facebook, ad esempio è ancora peggio, pensiamo a tutti i vari gruppi di Facebook che ogni volta vengono chiusi dalla polizia postale, ovviamente perché parlano di, operano, praticano purtroppo queste cose, parliamo del revenge porn, robe di questo tipo, non, ovviamente sexting e così via. Una domanda, com'è Certo. che ti sei documentato sul revenge porn in quel periodo? Perché oltretutto parliamo di 5 anni fa. Il fenomeno era praticamente sconosciuto nel mainstream, adesso se ne parla tantissimo, però mi ricordo Sicuramente c'è che stato un 5 anni crescendo. fa, pensa che 5 anni fa, addirittura quando io parlavo delle cose che facevo sul cyberbullismo, trovo tranquillamente, era proprio la norma, persone che non capivano l'utilità di quello che io stessi facendo. Ma non per altro, perché erano fenomeni ancora sconosciuti, il digitale in Italia è sempre arrivato più tardi. Per cui è esploso poi dopo, un po' anche grazie alla legge Ferrara che ha dato una spinta poi nelle scuole per i progetti e così via. Però io mi ricordavo Certo. veramente che quando parlavo appunto di realizzare progetti, eccetera, la gente guarda e diceva: vabbè, ma a che serve tutto questo? Boh. Cioè, diceva: io un progetto così non te lo Ma finanzierei mai, non servirebbe a certo. nulla, non mi servirebbe a nulla. Sicuramente ha dato uno scossone il caso Blue Whale. Sicuramente è stato quello che probabilmente ha fatto la differenza, perché da quando è scoppiato quel caso ho visto servizi in TV, addirittura Sì, una comparsata a Sanremo, se non ricordo male, di qualche anno fa, di alcuni forse ragazzi che sì, avevano anche. fatto un corto sul cyberbullismo e forse addirittura quello sì che ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni, quello sì. È vero. Però ricordando, ahimè, che il Blue Whale in realtà, ok, non era una bufala di per sé, però si è trattato di un fenomeno che a volte, spesso inconsapevolmente, gli stessi mass media hanno contribuito. Infatti poi si è sgonfiato come era stato gonfiato, quindi però sicuramente ha puntato i riflettori su questi fenomeni, questo sicuramente. E quindi 5 anni fa tu come hai Sì. fatto a... Allora. Perché, scusa, ti fermo, ti blocco un attimo, perché quello che mi ha stupito appunto, ed è appunto, per questo che il video, come ti ho già detto, di riferimento per quando vado in giro e lo mostro, perché siete riusciti proprio come squadra a ritrarre proprio perfettamente proprio il tipico caso di revenge porn con una puntualità pazzesca dall'inizio alla fine, oppure dalla fine all'inizio, perché poi abbiamo capito che insomma viaggia al Sì, ho contrario. tutto E il quindi come contrario. avete fatto, veramente? Allora, io non lo nascondo, se non fosse stata per la professoressa, non saremmo mai riusciti ad arrivare a quel punto, perché in primis questa era la nostra professoressa di diritto, la professoressa Nisi, che ci ha presentato questo corso sul cyberbullismo, ma in realtà di sua spontanea volontà. Ne ha parlato, ne abbiamo discusso, abbiamo creato delle classi anche per confrontare o eventuali esperienze o comunque delle nozioni in ambito digitale. E poi un giorno è venuta da me e mi ha proposto di partecipare a questo concorso no hate speech. E quindi ovviamente l'interesse è cresciuto perché lei lo stava portando avanti con una classe. Io invece facevo parte di un'altra classe e quindi lei ha voluto comunque coinvolgermi perché sapeva di questa mia passione per il videomaking e quindi abbiamo formato questa squadra. Sicuramente se non fosse stata per lei io non avrei avuto tutta questa consapevolezza, in generale tutti non avremmo avuto questa consapevolezza perché questi corsi servono. Perché quando si hanno 15, 16 anni, 17, in generale durante tutta l'adolescenza, un ragazzo è sempre arrogante, cerca sempre di dire: ma io queste cose le so perché sono un millennial, perché vivo nell'internet, quindi tu che sei adulto sai molto di meno rispetto a me. Non è vero, non è vero, perché si tratta di meccanismi molto più grandi rispetto a noi. Quando ci troviamo davanti a delle situazioni del genere, noi ci troviamo comunque senza mezzi per affrontarle e non sappiamo Certo. nemmeno come comportarci. La cosa che mi fa molto piacere è che bazzicando in questi giorni comunque sul web, il fatto di aver cliccato sul tuo profilo, di aver visto qualche intervista o qualche tuo contenuto, ha permesso all'algoritmo pubblicitario di Google AdSense, probabilmente, che mi proponeva una quantità infinita di servizi psicologici, di servizi di supporto sul cyberbullismo.
Cioè, mi fa piacere che si siano smosse così tanto le cose sul web in Italia, che comunque adesso è molto più facile avere un supporto anche tangibile di quello che, dell'esperienza che magari stai vivendo.